possiamo rivedere insieme un'azione, questa. È quella dell'espulsione? Beh, non era da espulsione, sicuramente. Secondo lei è l'episodio che ha deciso la partita? No, assolutamente. Hanno giocato male e sono usciti. Così è andata e ci rassegniamo. È stata una delusione unica, perché per far gol bisogna prima di tutto tirare in porta. Vada come vada, noi non abbiamo giocato. È inutile mendicare scuse sull'arbitro per l'espulsione di Marchisio, che secondo me non c'entra niente. Ha fatto bene venire a mandarli a casa. Sì, sì, ha fatto bene perché sono partiti con l'idea di farlo 0-0, no? E qui queste cose qua non si fanno, si va là e si gioca la partita, se poi perdi è un'altra cosa. Proviamo a vedere questo episodio. Lì ci poteva stare un cartellino giallo, un'espulsione così, io non l'ho mai vista, per me è assurdo in un campionato del mondo fare un'espulsione del genere. Poi gli arbitri, sono gli arbitraggi. Scarso il campionato del mondo, scarso gli arbitraggi, tutto una scarsità enorme, tutto così. Chi vincerà a questo punto secondo lei? Secondo me devono farlo vincere il Brasile, con la situazione che esiste in Brasile al giorno d'oggi. La squadra che vince non si dovrebbe toccare la prima partita, Buffon è Buffon, quello si sa. Secondo me forse sarebbe stato meglio Cassano dal primo tempo, che Cassano quando dà una palla a Balotelli è come il calcio sui maccheroni. Prandelli, che si è rimesso subito dopo la partita. Ma ha fatto bene, perché non ha corrisposto dai giocatori. Dove ha sbagliato? Dove ha sbagliato? Non ha sbagliato niente, perché sono stati i giocatori che hanno sbagliato, perché non hanno contribuito a fare il loro dovere. Loro hanno giocato come l'Italia a cui funziona. Battuta a rotoli, e a rotoli è andato anche il calcio. È rimasta molto male sul gol dell'Uruguay? Beh, insomma, io non è che me ne intenda tanto, vado dietro ai soci e abbiamo festeggiato con un piatto di tortelli.